della festa del santo patrono, ma parliamo di una parrocchia, la festa principale del paese. Beh, a questo punto io ho accettato la sfida. Quando c'è stata la festa religiosa di San Domenico, ho scritto alla raffineria e sto dicendo di ringraziarla per non averci dato il contributo, così fedelmente riconquistavamo la nostra libertà e la nostra dignità di fronte a loro. Non potevamo accettare la loro elemosina e facevamo anche delle proposte pratiche. La ESSO fu bella fondata da Moratti, di cui il figlio è venuto ad Augusta qualche settimana fa. Io personalmente l'ho contestato, dicendo è stato il primo inquinatore di Augusta. Qualcuno lo ricorda come il presidente dell'Inter, quindi, beh, Moratti, la prima raffineria viene fatta lì da lui. Scusate se faccio questo inciso. C'è un noto proverbio che dice: sbagliare umano, perseverare diabolico. Perfetto, ecco il mio giudizio su Moratti con molta franchezza. Ad Augusta ha sbagliato, ma in Sardegna ha perseverato. Perché dopo il disastro di Augusta è spuntato quello della Sardegna. E io penso che oggi qui non voglio parlare soltanto di Augusta, ma ricordo il caso di Taranto, Piombino, Portoscuso, Portovesme, Gela, Milazzo, perché sono realtà che vivono il nostro stesso problema. Ma mentre in alcune realtà, diciamo, qualcuno si muove, ecco, ma chi è che si deve muovere? Chiediamolo agli amministratori. Chiediamo le finanze per la campagna elettorale, chiediamo ai politici, ma di fronte a certi argomenti, se non c'è una voce libera, non compromessa, difficilmente si può parlare. A questo punto dico, l'unico che può prendere posizione è la Chiesa, ma quale Chiesa? Tutta o una parte? Ma intanto, se io ho dei valori morali a cui ci credo, io intanto mi muovo. Non mi importa quello che dicono gli altri. Torno un attimo indietro a quel famoso articolo di giornale che ho citato prima. Era l'anno 1986, l'anno successivo al disastro dell'ICAM. Ancora il terremoto di Augusta non era avvenuto. Ma siccome già la Protezione Civile ci informava di questo possibile e imminente disastro, allora ci ho tirato le mie conclusioni. Guarda un po', ci stanno facendo temere un gran numero di vittime per un probabile terremoto. Ma qui c'è già un'emergenza in atto che sta facendo più vittime di quelle che potrebbe fare un terremoto. Ed è l'emergenza campo. Tempo non sospetto, 1986. Collaboravo ovviamente con il grande dottore Giacinto Franco, che ha avuto il merito di avere tirato fuori, diciamo, questa vicenda a farla conoscere a livello mondiale. E lui mi diceva, in confidenza, sa, per me devo dire una cosa: quando abbiamo fatto lo studio statistico su questi dati, l'Università di Catania, la facoltà di statistica, ha fatto le proiezioni. Se il numero dei morti di cancro aumenta in questa maniera, sai quale sarà la condizione di Augusta verso l'anno 2000? Che uno su due morirà di cancro. Percentuali allucinanti. Poi ci fu l'intervento del pretore Antonio Contarelli, attuale procuratore a Mantova, che diede un taglio alla questione, imponendo la riconversione di alcuni impianti, chiudendo alcuni, impedendo gli sversamenti a mare che erano praticamente liberi, che duravano ormai 50 anni. Beh, a un certo punto c'è stato un fermo nella mortalità per cancro, nella nascita dei bambini malformati, per poi riprendere stranamente dopo la sua partenza. Beh, oggi credo che quella profezia, chiamiamola così, del dottor Franco sostanzialmente sia attuata. Il numero di morti di cancro di Augusta è impressionante. Quanti siano? E qui nasce il problema. Ma l'ASL perché non vuole pubblicare i dati? Perché il registro dei tumori? Bene? Allora, ecco allora il peso di questi 15 fogli. Quando io comincio la prima messa per ricordare i morti di cancro, la notizia rimbalza a livello nazionale. Mi
catapulta al centro dell'attenzione anche di certi mass media e mi trovo assediato dalla RAI, la 7, altre testate, volevano sapere qualcosa su questa messa. Ma non c'è nulla di strano, perché io non ho chiamato nessuno, ho detto semplicemente, facendo un manifestino come quello che annuncia la morte di qualcuno, giorno 28 febbraio, in chiesa madre, alle ore 18.30, celebreremo una messa per ricordare tutti i nostri morti di cancro. La cittadinanza è invitata a partecipare. Affissa il manifesto, viene la gente, che dobbiamo fare? Datemi i nomi, fornitevi le indicazioni per scrivere questo elenco. E così è venuto fuori un elenco di questo genere, con nome e nome, età della morte, il giorno della morte, il tipo di tumore, la professione. Durante la messa, non durante l'omelia, perché l'omelia in quell'occasione la salto. Allora, procede in questa maniera, non so, Barbagallo Rosario, morte a 54 anni, tumore ai polmoni, fisioterapista. Berrettiere Giuseppa, 69 anni, tumore allo stomaco, casalinga. La lista viene letta tutta per intero. Ovviamente ora la lista è diventata molto lunga, per cui leggo tutte queste indicazioni soltanto per gli ultimi che sono stati scritti, mentre leggo i nomi degli altri e soltanto la patologia. Però quando scopriamo che il tumore ai polmoni è in assoluto la prima causa di morte, fra i tipi di cancro che ci sono, e questo mi fa pensare, perché proprio il tumore ai polmoni? Anche per le donne, dove il cancro del seno, il tumore ai polmoni è la principale causa di morte per loro. Non viviamo in un ambiente dove si respira aria salubre. L'inquinamento ad Augusta e zona di Vitrofe tocca ormai tutto, l'aria, l'acqua, il suolo e il sottosuolo. Quando io vengo a sapere notizie ufficiali, la rada del porto di Augusta, della quale si parla di fare la bonifica, ma che cosa c'è nei fondali della rada di Augusta? È stato calcolato dal Ministero dell'Ambiente attraverso gli studi che hanno fatto, sono sedimentati 17 milioni di metri cubi di fanghi tossici. Facciamo una divisione, 17 diviso 6, 6 sono 6 milioni di abitanti della Sicilia, cifra arrotondata per eccesso, 17 milioni, sono quasi 3, cioè sui fondali del porto di Augusta ci sono 3 metri cubi di veleni vari per ogni abitante della Sicilia, indipendentemente se viva a Messina, a Palermo, Trapani, da Agrigento o Augusto Priolomeni. Mi chiedo, ma potrà essere mai realizzata la bonifica di quella rada? Io credo che tecnicamente sarebbe sì. Se per bonificare la baia di Minamata per una contaminazione analoga ci sono voluti 37 anni ed era una cosa molto più piccola rispetto a quella di Augusta, quanto ci vorrà per questa città? E allora, una testimonianza proprio delle ultime settimane. Io faccio ancora scuola, insegno nel suo tecnico, un ragazzo della scuola serale. Dicevo, sapete, uno dei problemi che Augusta si trova ad affrontare non solo è la mortalità per cancro, i bambini non formati, eccetera, ma l'aumento esponenziale dei casi di sterilità. A voi sembra facile che avrete un bambino quando vi sposerete. Non sarà così. Un ragazzo quasi quasi sta per piangere. Dice, sa padre, io sono uno di quelli di cui lei sta parlando. Io dopodomani devo partire al Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti. Allora, questo ragazzo, senti, se voi vuoi raccontare la tua storia, e il ragazzo me la racconta, addirittura smette anche a piangere. Non dico che mi sono messo a piangere anch'io, ma ci mancava poco. Mi diceva, quando sono andato a Catania dal professore Meli per capire un pochettino questo problema, la prima cosa che questo medico ha chiesto a mia madre è questo: signora, ma te per caso che fai il bagno, diciamo, in qualche zona inquinata? Si ricordò che sua madre, mentre era incinta,
era un'assidua frequentatrice della bellissima spiaggia di Marina dei Peligni. Pensa un po'. Zona balneabile, secondo i decreti, ma altamente inquinata secondo quelli che sono i nostri ricordi. Chiaro il collegamento fra la sua malattia e lo stile di vita. Vale a dire, la contaminazione avviene già ancora prima della nascita. E questo è uno dei dati che oggi a livello medico si sta portando avanti, pare che sia così. Vale a dire, l'alterazione del DNA avviene già al momento della formazione del grembo materno. Che cosa ci dobbiamo aspettare allora per Augusta e per Benigni nei prossimi anni? Abbiamo risolto il problema, ad Augusta non si nasce più. Quindi, quello che faceva l'ISMAC per lo studio delle malformazioni congenite non esiste più, perché ormai nascono tutte a lentini, perché ad Augusta hanno abolito il punto nascita. Così scompare un problema. Dico, la soppressione dell'ospedale di Augusta a mio avviso è anche un fatto grave da un altro punto di vista. Perché è vero che l'ospedale è sempre un luogo di sofferenza. Ma andiamo a vedere il bambino che è nato. Era anche un motivo per sorridere quando si andava in ospedale, quando si andava a vedere il bambino appena nato, no? Vedi, ci hanno tolto anche questo. Grave il fatto che stanno sequestrando le nostre amate, diciamo, istituzioni, i loculi delle cappelle private al cimitero, perché il numero dei morti ha reso impossibile la sepoltura dei morti. Vale a dire, tu non costruisci le nuove morte, i nuovi loculi, però li sequestri dai privati, vale a dire, ci sono più morti di quelli che il cimitero può accogliere. Ma a questo punto io non posso sentire, non posso dire deve tacere o non deve parlare. Questa forma di pietismo chiaramente non la posso accettare. La mia diventa un'azione di denuncia, con tutti i rischi che possono essere connessi a questo. Perché quando mi dicono i suoi dati padre non fanno testo perché non sono raccolti scientificamente, beh, il mio è semplicemente un elenco di morte di cancro, non è un registro tumori, non è un registro tumori parallelo. Questo è un registro che raccoglie soltanto i nomi dei morti di cancro che ci hanno dato liberamente, attenzione, perché io potrei ricavare questi dati da altre fonti, ma prima di scriverli in questo elenco aspetto che sia un parente o un familiare a dirmi metta questo nome nella lista. Certamente è la punta dell'iceberg questo, perché però sapete